che il governo rumeno debba invece spendere i soldi per sterilizzare gli animali, per microchippare gli animali, quindi ci auguriamo che la Corte Costituzionale rumena boccerà questa legge come ha già fatto in passato. È importante scrivere email, fax, lettere di protesta, dobbiamo essere in tanti da tutto il mondo, noi lo siamo qui, iniziamo oggi una mobilitazione che proseguirà nei prossimi mesi.